c'è Domenica puntata di Domenica In, e questa è una puntata davvero molto importante per tutti quanti noi, perché da un anno e mezzo viviamo una situazione molto drammatica, possiamo proprio definirla così. Però veramente voglio salutare il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri e dire anche che questa volta lei ha mantenuto la parola. Guarda, ti do pure del lei, perché tu avevi detto ce la faremo, eri convinto di quello che dicevi, hai detto manca un miglio. Ecco, questo miglio è stato raggiunto, perché vogliamo dire che i dati di ieri sono dei dati confortanti per tutti quanti noi, perché c'è stato, possiamo dirlo, mi azzardo, un vero crollo dei contagi. La parola l'ha mantenuta lo Stato, e ovviamente attraverso le donne e gli uomini che sono andati avanti con le vaccinazioni e con le cure dei pazienti. Quindi i numeri sono questi e andranno sempre meglio. Cioè, da domenica scorsa che ci siamo visti abbiamo 2 milioni in più di italiani che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e 1 milione in più che hanno completato il ciclo vaccinale, che significa che stiamo superando il virus. Finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo. Sì, non tutti erano d'accordo, dobbiamo anche dire che aspettavamo queste 2 settimane, perché sono esattamente 2 settimane, Ministro. Dopo 2 settimane possiamo veramente toccare con mano il risultato, no, di queste aperture. Alcuni non erano assolutamente d'accordo, no? E ci aspettavamo dopo 2 settimane una situazione, siamo stati tutti quanti davvero molto preoccupati che dopo 2 settimane ci fosse invece un boom di contagi, per cui insomma lo temevamo tutti quanti. Allora, e invece questo non c'è stato, e non solo, non c'è più quella pressione negli ospedali, che è proprio questo il punto che hanno sempre detto tutti. Io mi ricordo le parole della Capua, no? Che diceva bisogna svuotare gli ospedali, e questo sta accadendo. Naturalmente tutti noi abbiamo sempre un pensiero a chi non ce l'ha fatta, alle famiglie, e posso immaginare in questo momento dove noi pian pianino, e speriamo che sia così, ne stiamo uscendo, al dolore, no? di tutte le famiglie che hanno perso un familiare, un loro caro, e non possiamo non pensare a loro. Beh, sicuramente, diciamo, il peggio dovrebbe essere alle nostre spalle. Dico dovrebbe perché è chiaro che abbiamo un virus dinanzi a noi particolare, possono esserci mutazioni, varianti, al momento questo non sta accadendo, quindi la situazione è sotto controllo in Europa, in tutti i paesi occidentali. E quindi direi, cioè, non dobbiamo essere sempre negativi, dire le cose andranno male, cioè le cose vanno bene grazie alla ricerca, grazie alla professionalità delle nostre donne e dei nostri uomini e grazie a ciò che è stato messo in campo in Italia e all'estero. Ci siamo, qualche altro piccolo sforzo, i contagi potrebbero aumentare in alcune fasce di età, soprattutto nei più giovani, dove magari aprendo di più circolerà di più il virus, soprattutto in coloro sotto i 18 anni, perché al momento non vengono vaccinati, cioè sotto i 16, perché i vaccini ad oggi vengono utilizzati sopra i 16 e sopra i 18, però la situazione è sotto controllo, diceva bene, le terapie intensive tendono a svuotarsi, abbiamo un 21% di posti occupati in terapia intensiva, un 21% dei posti occupati nei reparti di medicina, e ogni settimana questa percentuale scende in maniera drastica, significa liberare posti per trattare altre malattie, i tumori ad esempio, che per quanto sia stato fatto un notevole sforzo sono rimasti indietro, screening, interventi chirurgici e quant'altro. Quindi dobbiamo ora pensare, guardare oltre e far tornare negli ospedali quelle che erano le patologie normali, cioè le patologie normali intendo dire in periodo pre-Covid, per trattarle, perché purtroppo molti dei nostri pazienti sono rimasti indietro. Per farle un esempio, se nel 2020 abbiamo avuto il 10% di diagnosi di cancro del polmone in meno, significa che abbiamo lasciato indietro alcuni pazienti. Certo. E questo non è più accettabile, cioè in questo momento dobbiamo guardare oltre. Covid è da una parte, lo lasciamo alle nostre spalle, riprendiamoci la nostra quotidianità anche nelle strutture ospedaliere. Questa è la cosa anche fondamentale, molto molto importante.
ovviamente calando la pressione negli ospedali si può dedicare più tempo, parlo anche di voi medici, agli altri malati, alle altre patologie che sono tante, interventi rimandati, insomma sono... Sono dei numeri purtroppo molto molto, molto alti, che sono stati, diciamo, in alcuni casi già ridotti, ma dobbiamo ancora lavorare tantissimo, quindi ora dobbiamo parlare del resto. Non è che non bisogna più parlare di Covid, ma incominciamo a pensare anche al di resto. Più al resto, per quella nostra quotidianità. Il Covid deve rimanere, diciamo, un ricordo. Beh, progressivamente insomma, un ricordo che ha lasciato però un incubo, che ha lasciato però incubo sul campo quasi 130.000 vittime. Poi alla fine dei conti saranno, credo, purtroppo quello il numero delle vittime, che è pari al numero di morti che ha fatto la Seconda Guerra Mondiale come numero di civili morti durante la Seconda Guerra Mondiale, in un periodo peraltro molto ristretto, perché si tratta di un anno e pochi mesi rispetto invece alla Seconda Guerra Mondiale, che fu più... Senta, Ministro, ma noi 3 anni fa, no, quando ancora non si parlava di questo virus, potevamo mai immaginare che tutto il mondo sarebbe stato colpito da questo virus partito dalla Cina e che avrebbe causato così tanto dolore, così tanti morti, così tanta paura e anche un'economia in tutto il mondo in ginocchio? Allora, degli alert, era impensabile, era un film di fantascienza. Degli alert erano, meglio, l'OMS aveva stimolato i vari governi a prepararsi a un qualcosa che però forse nessuno si aspettava di questa portata. Però ne stiamo uscendo, secondo me, prima rispetto all'atteso, grazie proprio ai vaccini. Cioè, lo scorso anno nessuno di noi avrebbe scommesso un euro nella presenza dei vaccini prima della fine del 2020, invece li abbiamo avuti. Si parlava avuto. Di anni. Si parlava di, sì, si pensava a metà di quest'anno, no? Ma lei invece... personalmente, lei è anche medico, quando ha capito che la situazione era così seria, così grave? Cioè, c'è stato un momento dove lei proprio ha capito... C'è stato un momento, il primo di febbraio 2020, quando andai a Wuhan a riprendere i nostri italiani, devo dire che tornai particolarmente colpito, perché un conto vedere le immagini, no, che venivano trasmesse in TV, è un conto atterrare a Wuhan in un aeroporto vuoto, passare la dogana per andare a cercare di prendere anche l'altro italiano, l'altro ragazzo che non ci fecero portare perché aveva la febbre. E devo dire che lì ho toccato con mano una situazione, e al mio ritorno ero particolarmente, non scosso, ma particolarmente preoccupato. Diciamo che fra il 29 di gennaio e il 2 febbraio io ho cambiato completamente visione del rischio che stavamo correndo. Il primo febbraio è la data in cui io, tornando, ho pensato che poteva essere davvero una tragedia per noi, e pensavo non si tratta di se arriverà il virus da noi, ma solo quando arriverà. Peraltro io ero convinto che il virus fosse già circolante in Italia, dopo che erano stati ricoverati 2 pazienti cinesi allo Spallanzani. Lì siamo stati molto fortunati e bravi. Fortunati perché quei 2 pazienti cinesi non hanno trasmesso il virus a nessuno. Incredibile. È vero che portavano la mascherina e seguivano le regole, però non c'è stata nessuna epidemia a Roma. Io ero convinto invece che ci sarebbe stata. E poi eccezionali nel trattarli, perché erano 2 pazienti in gravissime condizioni. Allo Spallanzani hanno fatto, diciamo, un lavoro straordinario. E anche di una certa età, non erano nemmeno giovani, peraltro arrivati anche tardi, perché avevano una polmonite molto 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 avanzata. Ecco, però direi che quei 3 giorni fra i 2 pazienti cinesi a Roma, ma soprattutto il viaggio a Wuhan, ho realizzato che la situazione poteva essere davvero drammatica. Senta, Ministro, lei si rimprovera nulla in questo lungo periodo? Perché le cose che lei ha detto qui da me, devo dire, per onestà intellettuale, devo dire che sono sempre delle cose pensate o curate, e che poi si sono rivelate anche fatte, cioè nel senso che quello che lei ha sempre detto qui da me poi è diventata una realtà. Guardi, è difficile, è difficile poterlo dire, nel senso, ognuno di noi, guardi, io sono di quelli che quando fa un intervento chirurgico, tornando a casa la sera, riguarda in testa l'intervento che ha fatto per anticipare eventuali problemi in ciò che ha fatto, quindi sono sempre molto critico con me stesso. Sicuramente molte cose potevo farle meglio io, come chiunque altri di noi. È un lavoro di squadra, sicuramente alcune cose potranno essere fatte meglio da noi, ma anche dall'OMS, dagli altri paesi e quant'altro. Servirà del tempo, credo che i conti si faranno alla fine. A volte ho alzato un po' la voce, a volte ho, diciamo, urlato perché non venivo ascoltato, ma devo dire che ho dato davvero il massimo, come l'abbiamo dato tutti al Ministero. Poi al Ministero e ovviamente
in una forma che, se pensa agli infermieri o ai medici in prima linea, è minimo rispetto a ciò che hanno fatto loro, perché loro hanno avuto il virus davanti, alcuni di loro sono morti, alcuni di loro non avevano i mezzi. Quindi, se devo paragonarmi ai miei colleghi sul campo, credo che abbiano fatto molto più di me, sono sincero. Potevo far meglio? Penso di sì, come ognuno di noi. Penso sia normale pensarlo, no? È chiaro che poi ci sarà qualcuno che magari dirà: ah, vedi, allora ammettono di aver sbagliato qualcosa. No, è l'autocritica che ognuno di noi dovrebbe fare in un momento di tragedia per far sì che questo non si ripeta. Ma lei è una persona molto onesta, per cui... Sì, voglio dire, ognuno di noi poteva dare il meglio, ma questo lo pensi anche quando ti muore un paziente sul tavolo operatorio, questo lo pensi anche quando fai una diagnosi, cioè penso sia la normalità. Se non hai quell'autocritica non puoi fare questo lavoro. Lei le manca il suo lavoro? A me manca da morire. Manca, devo dire che... Lasceresti la politica per ritornare a fare il chirurgo? Diciamo allora, io stiamo in, del tutto, stiamo tutti, del tutto. Basta. Allora, guarda, io in 6 mesi sono passato da... Qualcuno dice fa il sindaco di Roma. Domenica scorsa ero presidente della Regione Lazio, sui giornali, perché io non sapevo nulla. Nessuno ha capito che l'unico posto per il quale mi candido è il mio posto in sala operatoria alla fine della legislatura. Nessuno ci crede, tutti pensano che io ritornerò a fare il politico. Per me ho dato il massimo, finito il Covid e reimpostato il lavoro per riprendere quelli che sono gli interventi chirurgici, reimpostare il lavoro con questo recovery, il mio compito si esaurisce, è stato bello, è stato intenso, è stata come una relazione extraconiugale di 5 anni, perché il mio amore è la chirurgia, quindi io ho tradito la chirurgia, ero stato tradito dalla chirurgia con dei concorsi universitari per i quali ci sono dei processi in essere, quindi ero stato tradito, ho tradito e torno da mia moglie, che è la chirurgia, dalla mia seconda moglie, scusate. A volte le relazioni extraconiugali sono molto intriganti e molto passionali, però, glielo vado a chiedere, no, che vogliamo credere, vado da Alessandro Sallusti. Alessandro, grazie per questo collegamento. Non grazie vedo scritto direttore del giornale, di solito mettono il sottopancia, c'è solo Alessandro oggi Sallusti. Oggi è l'ultimo giorno. È l'ultimo giorno? Sì. Oggi è l'ultimo giorno, da domani direttore di Libero. Ah, da domani direttore di Libero? Questa è una notizia, perché le voci erano tante, no, Ministro? Si parlava addirittura di una candidatura tua, Alessandro, come sindaco di Milano, invece voi... No, la penso come il Ministro. Anch'io ho una passione che è il giornalismo, poi voglio dire, già nel giornalismo ho fatto dei danni, in politica è meglio che mi astenga per il bene del Paese. Allora, buon lavoro e in bocca al lupo per il prossimo incarico, con tutto il cuore e con la tua professionalità andrà sicuramente bene. Credo che non sia stata una scelta facile per te, Alessandro, dopo tanti anni. No, però dopo 12 anni sono estremamente grato e legato alla famiglia Berlusconi, che mi ha dato tanta libertà, tanta generosità. Però dopo 12 anni credo che per tutti sia giusto cambiare, ma anche sia igienico anche per lo stesso giornale, dopo 12 anni trovare nuove energie, nuovi spunti, nuove mani. Senti Alessandro, hai una domanda tu da fare, perché l'ho messo un po', è diventato un faccia a faccia con Sileri, non era previsto, abbiamo tante cose, però spontaneamente oggi... Avete già detto tutto. Io credo che certo i vaccini, certo l'esperienza dei medici, certo tutto quello che il dottor Sileri ha detto, però so che non è questa la sede, non lo faccio di parlare di politica, però è indubbio che essere finalmente riusciti a mettere le persone giuste al posto giusto ha sicuramente aiutato. Vediamo cosa è successo in Lombardia, che da pecora nera si è trasformata grazie a alcune correzioni in una regione di eccellenza. Lo stesso governo centrale è sicuramente più oggettivamente più efficiente. Insomma, abbiamo anche capito che nelle emergenze ci vogliono le persone giuste al posto giusto. È così. È indubbio, cioè col commissario Figliuolo le cose stanno andando molto molto bene. Super attivo sto commissario Figliuolo, era in Veneto ieri, l'altro ieri, devo dire insomma si spende moltissimo e sicuramente le cose vanno bene. Allora vediamo questo filmato.
La curva del contagio continua a rallentare. Da lunedì l'Italia sarà tutta gialla, tranne la Valle d'Aosta, che resta in arancione ancora un'altra settimana. Anche Sicilia e Sardegna tornano quindi nella fascia con meno restrizioni. L'indice di contagio, l'RT, scende da 0,89 a 0,86, cala anche l'incidenza, sotto i 196 casi settimanali per 100.000 abitanti. Migliora ancora la situazione sanitaria e il tasso di occupazione delle terapie intensive a livello nazionale al 23%, solo tre regioni al di sopra. L'età media scende a 40 anni. Con ordinanza del Ministro della Salute Speranza, da domenica niente quarantena per chi rientra in Italia dai paesi dell'Unione Europea, dall'area Schengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele. Basterà un tampone negativo alla partenza e all'arrivo, consentiti gli spostamenti da Stati Uniti, Canada e Giappone. Apriamo così, scrive il Ministro degli Esteri Di Maio sui social, a un turismo sicuro da tutti gli stati del G7 dopo oltre un anno. Ecco, per cui il fatto della quarantena è importante, no? Sì. Chi viene dall'Europa, dall'Israele o Gran Bretagna può fare solo un tampone sia all'andata che al ritorno, però. Esatto, e si va verso una normalità che sarà ancora più normalità nelle prossime settimane, quando verrà introdotto un Green Pass europeo. Non parlo solo di quello nazionale, che cartaceo è già in essere. Perché queste precauzioni, che vede, fai il tampone e fai il tampone anche chi è già vaccinato, certo, a dire il vero. Però andando avanti è evidente, perché la scienza ce lo dirà con maggior sicurezza, se sei vaccinato non dovrei fare il tampone. Beh, io non stessa, è una cosa di oggi. Io stessa sono vaccinata, però faccio il tampone per venire qui. Cioè, e si fa magari non ogni 5 giorni com'era, lo faccio magari ogni 10 giorni, cioè lungo più i tempi, però pur avendo fatto le due dosi di vaccino... Io ancora faccio il tampone. E anch'io ho fatto il tampone per venire, esatto, qui, e ho fatto anche. Ma lei non è stato, tu non sei stato vaccinato. Non sono stato vaccinato, però sì, ho ma fatto. Ma l'età arriva, però, non no, è che arrivata. Sempre sei piccolino. Ho provato venerdì all'Open Day della Regione Lazio. Che però in 48 ore era tutto esaurito, in poche ore era tutto esaurito, quindi non sono riuscito a prenotarmi, però io ho provato. Adesso qualcuno ha fatto un commento la scorsa settimana mentre ero qui, dice Sileri non si è voluto vaccinare perché non crede ai vaccini. No, Sileri anche almeno... questo hanno detto, questa detto non l'avevo sentito. Sileri ha meno di 50 anni e non poteva ancora fare il vaccino. Poteva farlo da medico? Sì, ma non esercito. Poteva farlo professore universitario? Sì, ma non sto insegnando. Adesso tocca a me, ma non c'erano più i posti e l'avrei fatto volentieri con AstraZeneca, proprio per far vedere che AstraZeneca è sicuro. Però da martedì qui, adesso ne parlerò con Baia, però insomma aprono anche a delle età dove tu puoi essere... Io già potrei, perché sono del 72, già potrei, ma quanti anni hai, Sileri? Sono agosto 72. 49. Ci pensi pure ad agosto. 49. E allora prossima settimana potresti farlo? Prossima settimana potrei essere già vaccinato con una dose, poi se Johnson & Johnson sarà vaccinato. Allora, a proposito di questa una dose, allora Pfizer ha allungato i tempi, anziché 21 giorni si può arrivare a 42, e come al solito ci sono tante polemiche anche su questo allungamento, perché non tutti sono d'accordo. Vado dal direttore di Libero da domani, Alessandro Sallusti. Che ne pensi, Alessandro, tu? Volevo chiedere al professore, sì, mi interessa la risposta alla domanda che gli hai fatto, e vorrei aggiungerne una. Tra un po' scadranno i 6 mesi dai primi vaccini, cioè le persone che si sono vaccinate a gennaio. Si ha qualche certezza sulla durata del vaccino, cioè tra quanto queste persone dovranno rivaccinarsi? Allora, la certezza sulla durata del vaccino sappiamo che ad oggi è 8 mesi, ma perché? Perché sono iniziati gli studi con le prime vaccinazioni fatte 8 mesi fa, quindi ad 8 mesi siamo sicuri che il vaccino arrivi. Probabilmente arriverà un anno, non vedo perché non dovrebbe essere così, considerando che chi ha avuto la malattia un anno fa ad oggi ha ancora gli anticorpi. Io dopo 15 mesi ho ancora gli anticorpi abbastanza alti, sì, dopo un anno dalla malattia. I 6 mesi, io questo già l'ho scritto al direttore generale della prevenzione, a mio avviso dovrebbero essere valutati a 6 mesi e spostati in avanti di altri 6 mesi, altrimenti rischiamo a giugno, a luglio, di dover vaccinare i primi medici, i primi infermieri che fecero la prima dose il 27 di dicembre. Quindi è chiaro che vi sarà uno spostamento avanti, con ovviamente l'evidenza scientifica dell'immunità acquisita grazie alla vaccinazione. Prego. No, che, per quanto riguarda
di 42 gli anticorpi. Giorni. No, no, volevo proprio la domanda che ha fatto Sallusti. Però per sapere quanti anticorpi noi abbiamo, cioè dopo il vaccino, dopo 5 mesi, dopo 6 mesi, bisogna fare l'analisi del sangue, il sierologico, allora, perché soltanto così uno sa se ha gli anticorpi o no. Non devono, se ne hai pochi dovrai rifare presto. Non devono farli tutti, ma un campione significativo della popolazione i cui dati possono essere poi estesi al resto della popolazione. Ah. Però abbiamo anche una prova indiretta che dura così tanto la vaccinazione. Basta guardare il Regno Unito. Cioè nel Regno Unito, che hanno iniziato prima di noi, ancora persistono numeri estremamente bassi mentre vanno avanti con la vaccinazione. Significa che la vaccinazione non solo è efficace nell'immediato, nel ridurre quelli che sono i casi gravi della malattia, ma nel tempo mantiene quella immunità. Quindi è verosimile che sia un anno, però è verosimile, nessuno di noi può dare una risposta perché questo anno di vaccinazione non l'abbiamo ancora vissuto, certo, perché abbiamo iniziato a vivere la vaccinazione da novembre 2020, quindi sarà un anno a novembre del 2021. Poi vi è un altro problema che sono le possibili varianti che possono nascere nel nostro territorio, essere importate, nascere altrove, quindi è per questo che dobbiamo mantenere maggiore cautela. Quindi 6 mesi con l'idea di posticipare questi 6 mesi e quindi rinnovare il certificato a coloro che hanno fatto la vaccinazione. Bene, mi sembra che lei sia stato molto chiaro. Hai altre domande, Alessandro, da fare a Sileri? Sì, volevo chiedergli a proposito proprio di quello che dice, cioè che noi d'ora in avanti, adesso finiamo ovviamente, non è ancora finita la prima ondata di vaccinazione tutti, dopo bisognerà fare un monitoraggio, cioè ognuno di noi dovrà capire, anche facendo questi sierologici, eccetera, eccetera. Però, dottore, un sierologico costa sul mercato libero costa 100, 120, 130 euro. Superata l'emergenza vaccini, non pensa che il governo dovrebbe intervenire per calmierare anche lo screening successivo che dovrà durare a lungo, immagino? Certamente sì, credo che lo screening non debba essere fatto a tappeto, cioè nel momento che tu hai fatto una quota della popolazione che è significativa e rappresenta l'Italia è sufficiente quello, ma è chiaro che i prezzi verranno calmierati perché maggiormente si vive questa epidemia, più facile, più kit saranno disponibili, i prezzi si abbasseranno, come i tamponi, direttore Sallusti, cioè all'inizio i tamponi costavano tantissimo e oggi troviamo dei tamponi che costano sempre meno, è nella natura delle cose con l'evoluzione della tecnologia e degli studi su gli approcci diagnostici contro il Covid. Per quindi cui è chiaro si pagherà che saranno un ticket. Andando avanti è chiaro che si abbasserà la cifra e poi voglio dire sarà sempre rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale laddove è necessario. Certo, attenzione, certo. Cioè non servono 56 milioni di test sierologici perché tutti devono sapere se hanno gli anticorpi. Potrebbe bastare anche un pungitito a dire il vero dopo sì, che hai fatto la vaccinazione, sì, dice sì, sei positivo, no, non sei positivo. Ecco. Richiamo Pfizer dopo 42 giorni e poi la saluto. Non c'è nulla di drammatico in questo spostamento in avanti dei 42 giorni perché i primi studi mostravano che era efficace fino a 42 giorni, cioè tu potevi fare la seconda dose entro il 42esimo giorno, quindi è un'opzione che noi abbiamo per portare avanti la seconda dose. Non succede assolutamente nulla. Oltre i 42 giorni, grosso punto interrogativo, è meglio non farlo perché esci dalla normalità. Dai 21 ai 42, entro quel gap. Quindi significa che se tu quel giorno non puoi, magari lo sposti di 2 settimane. Certo. Se hai in vacanza lo sposti 3 settimane. Certo. Oppure se hai una situazione epidemiologica da tenere sotto controllo, riservi prime dosi a più persone e proteggi di più. Così si vaccinano milioni di persone in più. È una versatilità dell'opzione a 42 giorni che ha dei vantaggi. Perché sappiamo che con la prima dose al 65% sei protetto. Dopo 3 settimane sei già protetto. Si va avanti. Ministro, la ringrazio tantissimo. Ci vediamo domenica prossima come al solito. Come va a casa? Dorme un po' di più? No. No, niente? No. Però la vedo meglio, si è un po' ripreso. Domenica scorsa era un po' provato, effettivamente. Fingo. Ma chi si sveglia la notte col piccolino? No, lei o sua moglie? Allora, sul mio comodino, sul mio comodino, esattamente,
e quindi mia moglie tiene lui al latte, poi siccome non basta il latte materno, bisogna prima. Io sono, il chimico ha detto a mescolare l'acqua calda e di notte con questi misurini così, e quindi la mattina siamo con due occhi, dice ma ne hai messi 60 mg, ne hai messi 90, non me lo ricordo, è l'una di notte, non me rompe. E così non si sa manco quello che sta a mangiare sto ragazzino, perché che poi non, finisci all'una, riattacchi alle tre, riattacchi alle cinque, poi se sono fatte le otto, inizia la chiesa davanti con le campane, finita, cioè è una tragedia, cioè, non si dorme più. No, ma è così, io ho peraltro la chiesa davanti che suona alle 8, 8 e un quarto, 9, 9 e mezzo, quindi tu la notte non dormi, il giorno non dormi. Cambia uguale. Cambia casa, ministro. Senti, il cambio dei pannolini anche? Hai imparato? Ma io già da allora, tipo la Ferrari adesso, cambio le gomme com'è, poi quello piccolo, tu gli cambi il pannolino, appena cambi il pannolino ti fa pipì, e ha un getto enorme, non riesco nemmeno a capirlo. Quindi tu sei pronto per andare in ufficio e ti trovi che dici mi devo ricambiare, ma lo fa apposta. Però posso dire, la cosa più bella del mondo. È veramente divertente, però non convinco mia moglie sul terzo ancora, però magari. Per adesso. Perché siamo tutti sotto stress, però tra un po', sì, dopo ma il vaccino. È un antistress la famiglia, devo dire. Cioè, se la vivi bene. Cioè, in linea di massimo è un antistress, ma diciamo così, non sto mentendo. Grazie Sileri, ci vediamo domani. Un abbraccio a tua moglie e ai piccolini.